Allora, cari colleghi, passo la parola alla dottoressa Adriana Zatterale della ASL Napoli 1, che ci parlerà della genetica e teratologia dell'arte. Buonasera, ringrazio innanzitutto sentitamente il Consiglio dell'Ordine, in particolare il Presidente Piero Sapia, amico e collega di lunga data, per questo invito che mi onora. Ai superstiti di questa lunga giornata intensa di studio e di lavoro non oso proporre una relazione di tipo scientifico, siamo tutti troppo stanchi. Vi propongo invece una passeggiata, visto che non si può passeggiare fuori per la pioggia prima di cena, chi vuole affronti questa passeggiata con me fra vari musei del mondo e diverse forme d'arte. Qualcuno si starà chiedendo adesso: ma che c'entra la genetica con l'arte? Qualcuno me l'ha chiesto esplicitamente. Dice: beh, la genetica si occupa di cose tristi, cose brutte, l'arte invece del bello. Beh, ma cominciamo col dire che il bello, già ho sbagliato tutto, scusatemi. Allora, il bello, il concetto di bello è altamente soggettivo. Voltaire nel dizionario filosofico dice: chiedete a un orospo cos'è la bellezza, vi dirà che sono due occhioni rotondi che sporgono dalla testa, una gola larga e piatta. Quindi il bello è senz'altro qualcosa di molto soggettivo. E che cos'è invece l'arte? L'arte deve essere considerata la rappresentazione della realtà filtrata attraverso la sensibilità dell'artista. E della realtà fanno parte anche cose molto tristi e brutte. Anche, ecco, il pointer, la povertà, la preoccupazione, il dolore, la disperazione di una madre, la malattia, la sofferenza di una creatura innocente. Tutto ciò è rappresentato molto bene in questo quadro, cose molto tristi, il quadro è molto bello. Quindi anche la malattia e la sofferenza sono oggetto di rappresentazioni artistiche e sofferenza, malattia, malformazioni possono avere origine genetica oppure possono originare dall'azione di agenti, fattori che vengono detti teratogeni, che interferiscono con il normale sviluppo embrionale, causando appunto malformazioni. Ed è certamente dall'osservazione di feti malformati o di neonati malformati che devono essere nati i personaggi, i mostri mitologici che tante forme d'arte ci tramandano. Partiamo dal mito del ciclope. Qui vediamo in questo vaso protoattico effigiato l'accecamento di Polifemo da parte di Ulisse. Bene, non è dalla fantasia malata di un uomo che è venuta fuori questo personaggio mitologico, questo mostro, ma senz'altro dall'osservazione di neonati come questo, di non tanto infrequente rilievo, in quanto la sindrome di Patau e l'olopoencefalia, la sindrome di Patau in particolare, è un'alterazione dei cromosomi, una delle più frequenti alla nascita, dopo la sindrome di Down. Ancora il mito della sirena. Ho potuto quest'estate fotografare nel Museo Archeologico di Atene questa sirena. Bene, ha trovato un riscontro nell'antichità e ancora oggi in un difetto primario dell'asse caudale, chiamata appunto sirenomelia, dovuta a fattori teratogeni. Quindi in consulenza genetica possiamo rassicurare i genitori di questa, scusatemi, di questa bimba. Di questa bimba perché l'evento non si ripeterà nella stessa famiglia, non essendo appunto governata da un'ereditarietà di tipo mendeliano. E ancora in tante raffigurazioni di satiri, di fauni con questi piedi equini che ritroviamo purtroppo in bambini malformati, ancora piedi torti rappresentati in quest'anfora etrusca. Io continuo a sbagliare, vi chiedo scusa, sono molto imbranata con questi mezzi tecnologici.
Allora, piedi torti, in quest'anfora etrusca del 525 a.C., conservata nel Museo di Vienna, possiamo vedere raffigurato questo personaggio mitologico. Era un figlio bastardo di Zeus, per cui Zeus, accortosi che non era suo figlio, lo ha scaraventato giù dall'Olimpo e questo gli ha causato deformazioni ai piedi. In realtà si tratta di piedi torti, come possiamo vedere anche nella tavola del maestro di Alkmaar, che si ispira alle opere di misericordia, questa è da mangiare agli affamati. E ancora un mostro mitologico con questi strani piedi. Quando l'ho visto al Museo Archeologico di Atene ho pensato immediatamente a una patologia genetica mendeliana, autosomica dominante, l'ectrodattilia, che non è di infrequente riscontro. Piuttosto però che proiettarvi immagini di miei pazienti, ho preferito prendere questa fotografia di un fotografo, Eisenman, che a fine 800 ha fotografato molte condizioni geneticamente determinate. Vi risparmio tutte le altre, vi proietto solo questa, e sono tutte conservate in questa galleria del Canada. Anche la fotografia è una forma di arte a certi livelli. L'ectrodattilia è chiamata anche la malattia delle mani a chela, infatti questa foto intitolata The Lobster Boy, il ragazzo aragosta, infatti può causare questa forma a chela delle mani, oppure quelli che vengono chiamati piedi di struzzo. E in questa particolare patologia troviamo il fenomeno della distorsione della segregazione, cioè la frequenza di persone affette è maggiore di quanto atteso in base alla semplice segregazione mendeliana, al punto che questa tribù africana presenta in tutti i suoi componenti questi piedi di struzzo. Ancora, in questo bronzo, cosa vediamo? Vediamo la lotta di Eracle contro un mostro mitologico che ha due teste, quattro braccia, quattro gambe. A cosa pensate? Senz'altro gemelli siamesi. Infatti, gemelli siamesi che vediamo effigiati anche in questa tavola di questo maestro vissuto fra fine 500 e metà del 600, è conservato in un museo olandese. Qui ci sono dei gemelli toracopaggio. Ma abbiamo rappresentazioni di siamesi ben più antiche. Questa è una statuetta addirittura di epoca neolitica, 6500 a.C., molto simile e sovrapponibile a questa, e l'altra statuetta proveniente dalla Nuova Guinea. E ancora questo graffito australiano in cui, oltre a vedere dei siamesi bicefali, vediamo un'altra anomalia genetica. Questa mano ha sei dita, quindi l'esodattilia. L'esodattilia è molto frequente nelle raffigurazioni artistiche, anche se presi dalla bellezza di un quadro non ci badiamo, ma qui le dita sono sei. E in molti quadri di Raffaello è evidente questa particolarità. Si è pensato quindi che si servisse di qualche modello che avesse proprio questa peculiarità. La polidattilia può essere di tipo preassiale, se è a carico del pollice, oppure di tipo postassiale, come in questi piedi, in queste manine. E questo è un autoritratto di Chagall, in cui possiamo vedere che la sua mano sinistra ha sette dita, ma lui non aveva sette dita. Qui si tratta semplicemente di un simbolismo, la storica dell'arte potrà spiegarmi meglio. Io ho letto che si tratta un po' di un richiamo alle sue origini ebraiche. Anche la polidattilia è un carattere geneticamente determinato, in genere dominante, può far parte però di sindromi genetiche più complesse, come in questo caso, che è una sindrome di Bardet-Biedl. E questa terracotta, primo secolo avanti Cristo, proveniente dall'Egitto, conservata in un museo greco, indovinate cosa può rappresentare? Una sindrome di Down. Come in quest'altra forma d'arte, questa fotografia di un fotografo famoso, Oliviero Toscani, per una campagna pubblicitaria di alcuni anni or sono, penso che alcuni di voi se ne ricorderanno. Sempre dall'Egitto proviene questa statua conservata al Museo del Cairo,
che rappresenta un'altra forma di situazione geneticamente determinata. Si tratta qui, che ho combinato, si tratta qui di un nanismo in nanoseneb, un nanismo acondroplasico, come anche in questo quadro del Velázquez che rappresenta Francisco Lescano nel 1637. Molte forme di nanismo esistono nella realtà così come nell'arte. Il nanismo acondroplasico è senz'altro rappresentato in questo quadro del Mantegna, qui in Italia a Mantova. Questa donna ha tutte le caratteristiche del nano acondroplasico, non ci meravigliamo perché nel Rinascimento i nani erano spesso, si trovavano spesso presso le corti. Altre forme di nanismo un genetista esperto può riconoscere in altri quadri, in questo del Velázquez, il primo è affetto da pseudoacondroplasia, il nano aragonese di Vincente Lopez di Portana da displasia spondiloepifisaria, Sebastian de Morra, vissuto nel 600, immortalato dal Velázquez, col suo nanismo diastrofico. E questa non è una rappresentazione artistica, si tratta di un'immagine di un paziente affetto da un'altra particolare, peculiare forma di nanismo, che è la sindrome di Niemegen, particolare perché è una sindrome da instabilità cromosomica, caratterizzata anche da immunodeficienza, da predisposizione a neoplasie. E non ho trovato nell'arte rappresentazioni di questa patologia, però nella città di Niemegen, che dà il nome a questa patologia, esiste nel municipio questa tavola molto antica del 1658 che presenta un quiz di origine genetica. È anche un po' un'antesignana dei nostri fumetti, perché ogni personaggio dice qualcosa. Qui c'è la traduzione in inglese, la donna sposata a quest'uomo anziano dice: i due vestiti di rosso sono fratelli di mio padre, i due vestiti di verde sono fratelli di mia madre, i due vestiti di bianco sono figli miei e di quest'uomo, quest'uomo però è il padre di tutti e sei, non è accaduto alcun incesto. Allora, questo è un po' un rompicapo per il genetista, la soluzione non ho il tempo di illustrarvela, però è in questo albero genealogico un po' complesso, mi diverto a lasciarvi un po' con la curiosità. In questo personaggio invece del 450 avanti Cristo, conservato nei musei vaticani, in questo reperto archeologico, possiamo riconoscere una forma di picno di Sostosi, e notate le somiglianze con gli autoritratti di Toulouse-Lautrec, di nuovo sbaglio, vabbè, andiamo avanti. E questo signore invece, questo Fabio Ferraio, immortalato nel 1928 da Ivan Albright, possiamo riconoscere sì una bassa statura ma anche altre caratteristiche, un volto peculiare, particolarità nel collo e nel petto. Dal raffronto con queste immagini di pazienti possiamo fare diagnosi di sindrome di Noonan. Anche questa è una patologia geneticamente determinata, mendeliana, il gene, vedete, è su cromosoma 12. E che cos'ha invece questa ragazzina, Eugenia Martinez Vallejo, immortalata varie volte da Juan Carreño de Miranda, qui in un'allegoria di Bacco, qui con gli abiti rinascimentali. E questa ragazzina, soprannominata la mostrua alla sua epoca, aveva con molta probabilità una sindrome di Prader-Willi, che è ancora una sindrome genetica, ma che ha un tipo di ereditarietà molto diverso da quelle precedenti, perché in questa, nell'estrinsecarsi questa malattia giocano fenomeni epigenetici, in particolare il fenomeno dell'imprinting. Diversa situazione, ecco, dai nanismi passiamo alle alte stature. In questa Madonna dal collo lungo del Parmigianino, oltre al collo lungo notiamo la lunghezza delle dita, è alta e snella, caratteristiche
similari troviamo nel ritratto di giovane con medaglia del Botticelli, possiamo qui ipotizzare una diagnosi gestaltica di sindrome di Marfan. La sindrome di Marfan, per un difetto della gene della fibrillina sul cromosoma 15, presenta delle anomalie del collagene che hanno un effetto pleiotropico, cioè su vari organi, sul cuore, sull'occhio, sull'apparato scheletrico, e in particolare facilmente riconoscibile dalla estensibilità delle articolazioni delle mani, il che in certi casi può essere anche un vantaggio, come era nel caso del grande compositore Rachmaninoff, che appunto era affetto da sindrome di Marfan, ma grazie a ciò, grazie alla lunghezza e all'estensibilità delle sue dita, ha potuto comporre ed eseguire dei concerti che altrimenti sono difficilmente eseguibili da altri pianisti che non hanno questa patologia. Passiamo ora in un museo della Norvegia, dove troviamo un quadro che non potevamo evitare. Si intitola Heritage, quindi eredità, è un quadro di Edvard Munch, in cui possiamo riconoscere l'ereditarietà dominante di una patologia genetica che si chiama epidermolisi bullosa. Quindi le lesioni visibili nel volto, nelle mani di questa donna e sul petto, la fronte, la coscia del suo bambino. Continuiamo questo excursus e ci fiandiamo in una biblioteca barocca bellissima che fa parte di una abbazia in un paese della Germania ai confini, continuo a sbagliare, ai confini con la Repubblica Ceca. Qui ci sono queste cariatidi di lignee che reggono il soppalco, il secondo piano della biblioteca. Fra queste cariatidi ne evidenziamo una che ha queste particolari formazioni sul volto. Questi non sono dei semplici foruncoli, queste sono delle manifestazioni di una malattia genetica piuttosto grave, la neurofibromatosi di von Recklinghausen. Malattia grave perché presenta una penetranza del 100%, cioè non esistono salti di generazione, la ereditarietà è del 50% come per tutte le dominanti, le manifestazioni non sono solo cutanee come potete vedere sulla schiena di questa signora, ma esistono soprattutto dei neurofibromi che possono condurli a morte. Recente il caso nel nostro servizio di una signora che aveva manifestazioni cutanee molto lievi, sposata con tre figli, il terzo di questi figli è nato con un tumore cerebrale. Varie forme di irsutismo possiamo trovare nell'arte, che partono da un semplice sinofion evidente nei vari autoritratti di Frida Kahlo, fino a questo caso grave di irsutismo di una signora, Maddalena Ventura, che nel 1631 è stata effigiata da José de Ribera. Se guardiamo solo il suo volto, per la barba folta, i baffi, la calvizie, immaginiamo che sia un uomo, ma questa donna sta allattando suo figlio. Queste sono condizioni estremamente eterogenee sulle quali non mi posso soffermare. Altrettanto eterogenee sono dal punto di vista genetico le malattie mentali, e si potrebbe fare una chiacchierata di un'ora solo su queste manifestazioni artistiche. Io ho scelto questo quadro antico, l'estrazione della pietra, perché era una pratica effettuata nei poveretti che soffrivano di epilessia, quindi una pratica chirurgica dell'epoca. Si immaginava che ci fosse la pietra della follia nella testa e si operava cercando di asportarla. E poi vi ho scelto il manicomio del 1800 di Francisco Goya e il famosissimo urlo di Munch, che è diventato a livello internazionale la rappresentazione della schizofrenia, che anche è multifattoriale, riconosce quindi in parte delle origini genetiche. Qui la bioschisi, ho trovato anche questo in un museo di Mosca,
la labioschisi, la labiopalatoschisi possono essere un segno di sindromi genetiche più complesse, ma essere anche delle malformazioni isolate, sia ereditabili in maniera mendeliana, sia dovute a fattori teratogeni. Quindi un bel rompicapo per il consulente genetista. Il labbro asbugico invece è un'ereditarietà di tipo semplice ed è raffigurata in tantissime immagini, soprattutto di nobili, come questo imperatore Carlo V effigiato dal Tiziano. Lo strabismo caratterizzava il conte Tommaso Inghirani, effigiato nel 1513 da Raffaello col suo bravo strabismo divergente. Lo strabismo divergente lo presenta anche Dürer nei suoi vari autoritratti, e l'ereditarietà di tipo dominante è evidente dal disegno che raffigura la madre con lo stesso, la madre dell'artista, con lo stesso strabismo. Strabismo invece di tipo convergente in questa molto più recente opera pittorica, che raffigura appunto una bambina strabica. Ancora la cecità, avremo tantissimi esempi. La cecità può essere di origine teratogena, può derivare da infezioni contratte alla nascita o prima ancora, e può essere però anche di origine genetica, le varie forme di retinite che sono ereditarie. José de Ribera ha effigiato in vari quadri dei ciechi, ho scelto questo, così come anche Peter Bruegel in varie parabole del cieco. Questa è conservata nella Galleria di Capodimonte a Napoli. Sordità. Questa non è certamente rappresentabile in arti figurative, però ha colpito artisti, fra cui senz'altro il più famoso è Beethoven. E molti medici, molti studiosi, molti genetisti si sono interessati a cercare di fare diagnosi. La più probabile è quella di otosclerosi, che è appunto una condizione geneticamente determinata. E appunto in onore di Beethoven un modello mulino di perdita progressiva dominante dell'udito è stata chiamata appunto questo modello mulino Beethoven. Restiamo nel campo musicale. Questa è una foto di Chopin, passiamo al campo della letteratura, questa è una foto di George Orwell. Cosa possono avere in comune questi due artisti vissuti a un secolo di distanza l'uno dall'altro? Una crescita stentata e lenta fin dalla nascita, infezioni respiratorie ricorrenti, tosse cronica. All'epoca per Chopin si parlò di mal sottile, per Orwell si parlò di tubercolosi, però l'anatomopatologo che ne effettuò l'autopsia disse: è la prima tubercolosi che vedo in questa maniera. In più Chopin aveva una sorella deceduta a 14 anni per insufficienza respiratoria, entrambi avevano un aspetto piuttosto emaciato, e Chopin era alto 1,70 m, pesava solo 45 kg, entrambi in età adulta erano sterili, sono morti abbastanza giovani, Orwell è vissuto un secolo dopo e quindi qualche anno in più. Che cosa ipotizzate avessero? Una, molto probabilmente, una forma atipica di fibrosi cistica. E questa è la diagnosi sulla quale convergono la maggior parte dei genetisti. La fibrosi cistica, sapete forse, che dipende da difetti di questo gene, che sovrintende ai passaggi di ioni attraverso la membrana cellulare, e quindi in pratica si formano, nel caso della fibrosi cistica, dei muchi troppo densi che intasano le vie respiratorie e impediscono anche un corretto funzionamento dell'apparato gastrointestinale, oltre a indurre anche sterilità e altre problematiche, per cui la morte interviene oggi in epoca più avanzata, ma comunque non consente una normale durata della vita. Ancora in campo musicale, chi di voi conosce Michel Petrucciani? È evidente dal suo fenotipo che soffrisse di qualcosa. Il pianoforte era stato adattato alle sue condizioni fisiche. Lui diceva che la sua malattia
la ringraziava perché gli aveva consentito di acquistare le sue particolari abilità e quindi la fama raggiunta nella sua breve comunque vita, perché non gli aveva consentito tante altre distrazioni che altrimenti avrebbe avuto se non avesse avuto questa malattia. Qual era la malattia? Era una forma di osteogenesi imperfetta. L'osteogenesi imperfetta è un assieme di malattie del tessuto connettivo, sono tutte ereditarie, è caratterizzata dalla fragilità delle ossa, chiamata anche malattia delle ossa di vetro. Non è infrequente il riscontro di addirittura di fratture ossee già in utero, oppure i bambini che vanno ai pronto soccorso vengono etichettati magari come bambini picchiati, seviziati dai genitori, possono avere invece questa malattia che presenta questo quadro fenotipico che non sto a leggervi, questa particolarità delle sclere azzurre. Altra patologia invece presenta questo grande direttore d'orchestra che ha diretto fino a 2 anni fa l'orchestra del San Carlo e anche medico, Jeffrey Tate, che ha sofferto dalla nascita di una malattia multifattoriale, la fibrosi cistica, che è un difetto di chiusura del tubo neurale, al quale oggi si pone rimedio con l'assunzione di acido folico nel periodo periconcezionale da parte delle donne. Focomelia. Il venditore di fiammiferi di 8-Dix, vedete, non ha tutti e 4 gli arti. La focomelia può essere geneticamente determinata, esiste una sindrome genetica ultra rara in base alla quale si nasce senza gli arti, ma in genere è dovuta a fattori teratogeni, il più noto dei quali è stato negli anni la talidomide, antinausea, farmaco antinausea, usato negli anni 60, poi si assistette alla nascita, un boom di nascite di focomelici e quindi si ritirò dal commercio, era stata ovviamente testata sugli animali, ma una topina gravida non è la stessa cosa di una donna gravida. La focomelia non ha impedito però di primeggiare nel campo della danza e esprimersi anche nel campo della pittura a Simona Azzori, appunto ballerina che ha danzato anche con Roberto Bolle e che dipinge col piede, essendo dalla nascita priva totalmente delle braccia. E adesso perché questa rappresentazione di Damien Hirst, artista che non amo affatto, premetto. Allora, e serve per introdurre qualcosa che ho scoperto proprio preparando questa relazione delle forme di arte, che io che non amo molto l'arte moderna, mi scusi chi la sa apprezzare, io non ho questa capacità, tranne casi molto rari, e ho scoperto che esiste tutta una branca dell'arte moderna e che è anche molto quotata. Infatti vi proietto Damien Hirst col suo famoso squalo in formaldeide perché so che è uno degli artisti più quotati del momento, le sue opere sono valutate milioni di sterline, cioè cifre apocalittiche per me, e spero da biologa vivamente che questi animali veramente siano morti di morte naturale prima che lui li includesse in queste resine. Lui giura e spergiura che è così. Comunque, che cosa mi serve ad introdurre? Il fatto che ho trovato delle forme d'arte che io non condivido, però ve le mostro perché la mia relazione deve essere obiettiva e certamente devono avere un loro valore che io non riesco a comprendere, ma devono averlo se appunto un artista del genere è quotato tanto. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a quella che viene chiamata oggi transgenic art o bio art o techno art. Allora, la storica dell'arte annuisce, io ignoravo che esistessero queste forme d'arte e ringrazio anche di questo l'ordine dei biologi, ho aumentato la mia conoscenza della realtà, la mia cultura. L'inventore della transgenic art, o almeno del suo nome,
E Eduardo Kac, nato nel 1962 a Rio de Janeiro, vivente attualmente e operante a Chicago, il quale ha inventato varie installazioni che sono presenti in musei di rilievo. Io ne ho selezionate solamente tre che sono riuscita a capire, perché altre non sono riuscita a capirle, quindi non avrei potuto illustrarvele, lo dico molto umilmente. Allora, la prima di queste prende il nome di Genesis, è del 1999, è conservata nell'Istituto Valenciano d'Arte Moderna a Valencia. Chi di voi è microbiologo riconoscerà una capsula Petri con una cultura batterica, cioè quelle che dopo la diagnosi voi buttate nei rifiuti speciali. Questa invece è un'opera d'arte conservata in questo Museo di Arte Moderna. Che peculiarità presenta? E la peculiarità è che la creazione di Kac consiste in questo. In questi batteri lui ha incorporato un DNA, un gene sintetico, cioè creato da lui. Come lo ha creato? Ha tradotto una frase del libro della Bibbia della Genesi in codice Morse. E poi dal codice Morse è passato alle coppie di basi. Quindi ha creato un gene del tutto inventato, sintetico, l'ha incorporato in questi batteri. E la particolarità è che questa capsula Petri è sottoposta all'azione di lampade a raggi ultravioletti che possono essere anche comandate a distanza per via digitale, per cui qualcuno di voi che si può connettere col museo può prendersi lo sfizio di tentare di modificare il DNA di questo batterio. Quindi installazione viva, Transgenic Art. Ancora non contento di questo, nel 2000 Kac ha creato questo coniglio fluorescente, introducendo nel suo DNA un gene di medusa, appunto, che gli dà la fluorescenza. Ne ha fatto il proprio vessillo, infatti sulla sua casa di Chicago sventola una bandiera con l'immagine del coniglio Alba. E ancora nel 2009 ha vinto un premio internazionale ragguardevole con questa installazione che è conservata in questo museo di Minneapolis. È una pianta, voi direte una pianta di petunia, ma lui l'ha chiamata Edunia da Edoardo e Petunia, perché ha incorporato il proprio DNA in una pianta di petunia, quindi ha creato un ibrido Kac-Petunia e pare che il suo DNA si estrinse in particolare in queste venature rosse della pianta. La genetica è senz'altro di moda. Ho scoperto anche che esiste una casa di Beverly Hills che vi fabbrica un profumo su misura. Se gli mandate il vostro tampone buccale, estrarrà il vostro DNA, lo inserisce nella fragranza e vi spedisce, non so a che prezzo, un profumo del tutto personale perché contiene il vostro DNA. E ha prodotto anche il profumo col DNA di Michael Jackson dopo la sua morte, partendo da alcuni capelli che sono riusciti a procurarsi. E pare che sia andato a ruba, gli abbia fatto guadagnare moltissimo. Ancora nel design è possibile ordinare, sempre inviando a una certa ditta il proprio tampone buccale, dei pannelli col proprio Southern. E non vi dico quanto costano molto perché una delle mie collaboratrici lo ha chiesto come regalo di nozze, quindi non posso dirvi quanto costa. E ancora nella moda addirittura ho scoperto che un'intera collezione di moda è stata ideata da due sorelle americane, una delle quali lavora in un'importante istituzione come biologa dello sviluppo, si occupa in particolare di embriologia, e l'altra invece è disegnatrice di moda, ha lavorato anche per la casa di Valentino. E allora hanno immaginato assieme una collezione di moda che pare abbia fatto il giro del mondo negli ultimi 15 anni, ispirata alle prime 1000 ore di vita dell'embrione. Questo è il primo pezzo della collezione,
un mantello infine usciamo fuori da queste curiosità molto particolari, torniamo un po' più nelle cose più comuni, vedendo che rapporto c'è fra la genetica e quella che viene chiamata la settima arte, cioè l'arte cinematografica. Spesso nel cinema sono state affrontate tematiche inerenti alla genetica, malattie genetiche, in genere raccontando storie vere. Ho selezionato poche locandine per voi. Questa prima, dell'Olio di Lorenzo, film con Nick Nolte e Susan Sarandon, che parla dell'adrenoleucodistrofia, narrando la storia vera dei coniugi Oddone, coniugi di origine italiana ma americani, che, avendo scoperto che il loro piccolo Lorenzo era appunto affetto da questa rara malattia genetica degenerativa che lo avrebbe ridotto a un vegetale in pochissimi anni, si sono industriati e sono arrivati ad inventare il primo farmaco orfano, quest'olio di Lorenzo, che è appunto una miscela di acidi grassi, che è riuscito, che questo farmaco somministrato a Lorenzo, ad allungargli la vita di parecchio. È morto soltanto di recente ed era un giovane adulto, quindi era andato ben oltre quelle che erano le possibilità di bambini con questa malattia, e soprattutto vivendo molti anni di una vita normale, quindi potendo godere qualcosa della vita. Ancora ho selezionato questo film con Brad Pitt, The Dark Side of the Sun, che parla dello xeroderma pigmentosum, malattia dovuta a vari difetti di riparo del DNA, e quindi i bambini presentano una peculiare sensibilità ai raggi ultravioletti, non possono essere esposti al sole, pena ammalarsi gravemente, presentare carcinomi cutanei e melanomi in tenerissima età, e quindi mortalità elevatissima. Il film narra di nuovo una storia vera, quelli dei coniugi Mahart, che si sono inventati quella che è diventata un'istituzione molto importante negli Stati Uniti e si chiama Camp Sundown, un luogo nei boschi a nord di New York dove le famiglie che hanno bambini con xeroderma pigmentosum vivono in un ambiente protetto e con dei ritmi di vita capovolti, praticamente vivono tutti assieme, in genere dei periodi di vacanza, perché i genitori devono lavorare in tutte le parti del mondo, quindi in periodi di vacanza vivono però una vita del tutto normale, solo che è capovolto il ritmo giorno e notte, quindi vivono di notte quando i raggi del sole non possono più colpirli e danneggiarli. E ancora mi è piaciuto moltissimo questo film con Russell Crowe, A Beautiful Mind, che narra sempre la storia vera del premio Nobel John Nash, che nonostante sia affetto da schizofrenia è un matematico e economista di tale livello da ricevere appunto il premio Nobel. Ancora, l'ultimo film di cui voglio parlarvi è The Elephant Man. Non so quanti di voi hanno visto questo bellissimo film di David Lynch di molti anni fa, che narra una storia vera. Narra la storia di Joseph Merrick, vissuto a fine 800 a Londra e affetto da una rarissima condizione. E un film bellissimo per l'importanza dei suoi interpreti, per la bravura del regista, ma anche per la storia che narra. È significativo il grido di Joseph Merrick: non sono un animale, sono un essere umano, sono un uomo. E questo ragazzo era nato con delle grosse deformità che fra poco vi farò vedere.
all'epoca la scienza ne sapeva molto poco e ancora fino a poco tempo fa, adesso se ne sa qualcosa in più, vi dirò fra un attimo, per cui all'epoca prevaleva l'interpretazione superstiziosa di questi eventi. La mamma raccontava di essere stata travolta durante la gravidanza da un elefante e quindi le deformità del figlio erano derivate da questo grande spavento, da questo contatto con l'elefante che lei aveva avuto durante la gravidanza. Joseph Merrick, finché visse la madre, ebbe vita relativamente facile, ma poi la madre morì, il padre si risposò, la matrigna non voleva averlo fra i piedi e quindi Joseph Merrick dovette allontanarsi da casa. Divenne un fenomeno da baraccone, sfruttato quindi in maniera ignobile, finché un medico del Royal London Hospital lo vide, lo prese a cuore, lo ospitò nel Royal London Hospital, cosa che oggi con i tagli della sanità nessuno di noi si sarebbe potuto sognare di fare, e lì visse fino all'età di 27 anni, morì poi per la sua malattia, e la sua biografia, le sue fotografie e il suo scheletro sono conservati in questo ospedale londinese. Vedete, presentava delle deformità pazzesche, soprattutto a carico del cranio, ma anche delle mani. Notate, questa è una mano, questa è quella normale, deformità del torace, guardate i femori. Praticamente le parti del suo corpo non si erano sviluppate in maniera armonica, alcune parti si sviluppavano in maniera incondizionata. Io ho avuto la fortuna come genetista, la sfortuna dal punto di vista umano, di vedere un caso del genere molti anni fa. Era una neonata che è vissuta pochi mesi fra grandi sofferenze, figlia fra l'altro di una coppia di ragazzi bellissimi, che ho potuto però rassicurare in consulenza genetica, perché questa già qualche anno fa era considerata una malattia sì da mutazioni genetiche, ma che intervengono a embrione già costituito, quindi non ereditabile, quindi mutazioni somatiche. Alla sua epoca Joseph Merrick lasciò scritto: gli uomini hanno paura di ciò che non capiscono, e fino ad agosto di quest'anno non si è capito in realtà che cosa fosse accaduto a Joseph Merrick e a tutti i pazienti con questa stessa patologia. Si immaginava inizialmente che fossero casi molto gravi di neurofibromatosi, ma erano veramente casi estremi. E fra l'altro è difficile in questo caso identificare una sindrome, perché essendo un mosaico il paziente, la patologia si può estrinsecare secondo forme diverse, i pazienti non si somigliano, come si dice in tutte le sindromi genetiche, come fratelli. Si tratta in realtà della sindrome di Proteus, come avete già letto, e il gene causativo di questa sindrome, ripeto, è stato identificato soltanto nell'agosto di quest'anno, pubblicato sulla più prestigiosa rivista di medicina ad opera di una equipe dell'NIH capeggiata da Leslie Bisecker. E quindi il cammino metabolico che causa questa sindrome è una recentissima acquisizione. Si tratta appunto di una mutazione somatica che interviene nell'embrione, una mutazione quindi de novo che non si ripete nella stessa famiglia. Essendo un mosaico il paziente, la patologia si estrinsecherà in ogni paziente in diverse localizzazioni, dando quindi dei fenotipi differenti ma ben sovrapponibili. E a questo punto termino con l'immagine di questo fiore che presenta un'anomalia, una malformazione dovuta a un fattore teratogeno, un'infezione che la pianta ha contratto, perché io ho poco tempo per curare le mie piante, e comunque un bel fiore, quindi voglio dedicarlo innanzitutto a tutti i miei collaboratori, grazie ai quali riesco a mandare avanti e con, penso, buoni riconoscimenti il servizio di genetica dell'ASL Napoli 1. In particolare fra di loro lo dedico a Enzo Altieri, che con la consueta
piena disponibilità e grande professionalità si è offerto di aiutare me, che come avete visto sono una schiappa con i computer, nella preparazione di questa relazione, e lo dedico altresì a tutti voi per la pazienza nell'ascoltarmi. Bravo.